Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Norella e questo è un nuovo episodio di The Sims 4. Prima di cominciare, vorrei ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere gli altri video. E adesso, divertiamoci! Allora, ragazzi, dunque, lei è Selina Bitto. Vediamo un po' che caratteristiche ha. Io la trovo un sacco carina. Che dite? Allora, cerca l'anima gemella. È una persona gentile. È ordinata ed è tenera. Vediamo un po' che cosa le piace fare. Le piace ballare. La cottura al forno, la cucina, il giardinaggio. Le piace mixare le bevande? E basta. Allora, vediamo un po' i suoi abiti. Questo è il suo abito nei quotidiani. Wow, è il suo abito nei formali. Questo è per fare ginnastica. Questo è per andare a letto. Questo è quando vuole far festa. Questo è il suo costume da bagno. Questo è il suo vestito estivo, un po' zingaresco, molto carina così. E questo è il suo vestito invernale. Allora, adesso le andiamo a trovare una bella casetta in un quartiere molto particolare. Vediamo un po' dove la possiamo collocare. È d'accordo pure lei. Allora, la trasferiamo qui. E qui ho cambiato un po' il quartiere. Prima di trasferirla ve lo dico. Allora, qui abbiamo la famiglia Encanto. Qui abbiamo Daenerys e Drogo Targaryen. Qui abbiamo la famiglia Adams. Qui abbiamo delle celebrità e poi scopriremo chi sono. Qui invece abbiamo la famiglia Boothman, che qualcuno di voi sicuramente conoscerà. Ok, adesso occupiamoci di Selina. Comunque ho rinnovato anche qui i locali, perché insomma quelli del gioco erano un po', non erano troppo vistosi, così ho cambiato un po' le cose. Allora vediamo un po', la trasferiamo qui. È una piccola casetta accogliente, conviviale e ha un'aura romantica. Andiamo. Eccoci arrivati. Dunque, la casa è molto carina. Oh, guarda qui. Qui c'è un bellissimo terrazzo. Bello, eh? Cominciamo dal terrazzo con piscina. Accidenti. Bella davvero. Ok. Andiamo per ordine. Dunque, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' come è fatta questa casetta. Qui abbiamo il salotto, la cucina, bagno. Se andiamo su, troviamo una stanza da letto
una postazione da mixaggio. Qui abbiamo un bel bonsai che glielo andiamo subito a far ripulire. Poi da qualche parte fuori c'è, ecco, qui ci sta una scaletta che va nel terrazzino. E raggiungi il terrazzo grande con le bibite, le sdraio per prendere il sole, molto carino, bene, molto bene. Direi che si può cominciare a giocare. Allora, la prima cosa, luci automatiche, tutte le luci. Vediamo come sta messa. Beh, direi abbastanza bene. Allora, io direi di andarle a far sistemare subito il bonsai. Ah, ma scusate, qui c'è pure... Non vi avevo fatto vedere l'esterno, scusate. Qui c'è una bella piscina. Magari se tolgo questo... C'è una bella piscina con l'albero degli uccellini che mi piace tanto, ce l'ho messo perché è troppo carino, e il grill, e direi che adesso siamo a posto, non manca più niente, e quindi andiamo a fargli fare questo bonsai, così anche la stanza è più gradevole. Cambiamo forma al vaso, cambiamo colore al vaso, scusate, verde celeste, grigio, lo metterei celeste. Vai Selina, sei tutti noi. Sali, sali, sali. E vai, sforbiciamo. Oddio, e adesso dove è andata? Sta pazza, se ne va così. Ah, giusto, perché era ordinata e va subito a pulire. E beh, brava, brava Ciccia, brava, così, così. Allora, io direi, questa se ne va, fa tutte le cose per conto suo, vabbè. Beh, e niente, maniera del pulito la ragazza, e vabbè. Allora, dicevo che vorrei farle cucinare un bel piattino. Allora, prima mettiamo un po' di musica. Ecco qui. Con la nostra musichetta. E lei pulisce. Allora, diamo un nome al libro. No, ricette della nonna. Ecco. Vai. Dopodiché andiamo a cucinare. Allora, cuciniamo le fettuccine all'alfredo. Ne facciamo 4? No, facciamo porzione singola, va. E poi facciamo un bel dessert che lo usiamo per colazione. Ecco qua. Vai.
c'è Bruno di Encanto. E mo ci andiamo da Bruno, eh? Allora, vediamo. Guarda la gente. Allora, aspetta, 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 vediamo chi c'è. Allora, ci abbiamo Bruno Madrigal, Juliette Encanto, vabbè. Gomez Adams. Aspetta. Gomez. E Angelina, Angelina, sempre bellissima. Io, anche se qui adesso è venuta un po' spigolosa, ma vabbè, lasciamo stare. Allora, ragazza, sbrigati a cucinare. Dove ho messo l'altro piatto? Eccolo! Ecco, lo mettiamo a posto. Sbrigati a cucinare, che così vai dai tuoi nuovi vicini. E magari gli offri una bella tazza di tè. Andiamo un po' più veloce. Cibo per noi, che bello! Vai, Angelina è pure contenta. Dove l'ha messo? Non si sa. Vabbè. Vabbè, vuoi andare da questi poveretti che stanno qui per te? Allora, invita i vicini ad entrare, vai. Oh, buonasera. Sono le 4. Oh, ma prego, cioè, fate come se foste a casa vostra proprio. Proprio benvenuti. Ok. Dunque, vediamo un po'. Vediamo un po' il frigo. Apri. Allora, io direi di dargli questa bella torta. Allora, chiama a tavola. Sì. Io parlo con Angelina fuori casa perché casa è piccola. Dai, andiamo a mangiare. Vai. Comitato di benvenuto. Tempo rimasto 3 ore e 11 minuti. Clicca sul pulsante per terminarlo e vabbè, lo sappiamo. Il quartiere ti dà il benvenuto, gli abitanti verranno a farti visita, a conoscerti e magari ti porteranno una torta alla frutta, che in genere fa sempre schifo, però va bene. Non sentirti sotto pressione, familiarizza con gli altri e goditi la compagnia. Oh, allora. Oh, e vai, vogliamoci bene. Dunque, io direi che potremmo anche cominciare a conoscerli, questi vicini, no? Vabbè, Angelina, proprio grande amore. Con lei, con Giulietta, facciamo presentazione rispettosa. Con Gomez, ringrazio per la presenza. Poi c'era qualcun altro? Intanto qua le notifiche come se piovesse. Oh, livello 4 di carisma. Gomez dice, sono felice che abbiamo occasione di chiacchierare. Meno male, pure io.
Allora, qua spingiamo perché altrimenti. Ma sbaglio? Ma lì ho letto ballo lento. Ragazzi, ancora non ho provato l'espansione del matrimonio bene. Quindi non so, non conosco tutte le dinamiche. Bellissimo. Ah, ma pure Angelina, ecco perché fanno così d'accordo. Pure lei sta sempre a pulire, dai. Va, che bello, va, pulisci per me. Mo quasi quasi l'assumo. Oh, allora intanto riponiamo la torta. Angelì, levate. Ecco, oh. E quanto è pulita la ragazza. Bene, a questo punto direi che nel frattempo noi puniamo i piatti, così non ci troviamo troppo incasinati dopo. Allora, intanto guardiamo un attimo la situazione temporale. Dunque, siamo in autunno. In autunno al decimo giorno, quindi fra 5 giorni viene l'inverno. E è un martedì e sono le 6:30 circa. Molto bene. No, non andare a pulire il grill. Stai con i tuoi ospiti. Spettacoliamo, vediamo che succede. No, delle chiavi di residenza? No. Aiuta a recuperare una cattiva reputazione. Ah, hanno litigato loro due, vedi? Dai, fate pace, fate le brave. Quanto manca? E cos'è sta roba? Ah, è quasi finito. Vabbè, qui a mangiare hanno mangiato. A chiacchierà, hanno chiacchierato. Direi che ognuno a casa sua. È ora? Che dite? Ecco, brava Angelina, te lo stavo dicendo. Pulisci un altro po' per me, per favore. Grazie. Molto gentile. E si dà da fare la ragazza, eh? Molto bene. Vabbè. Vediamo. 12 minuti. Vediamo se abbiamo dei premi, qualche cosa. Giulietta è diventata buona amica di Selina. Meno male, va. Oh, allora, il comitato di benvenuto è finito. E non mi hanno dato una mazza. Oddio. Tranne che ho una buona reputazione. Intanto Selina va a chiacchierare con gli altri. No. Bensì, mandiamo tutti a casa. Allora, Angelina è diventata buona amica di Selina. Molto bene, pure Bruno è diventato buon amico di Selina e siamo tutti contenti. Niente, c'è questo che vuole chiacchierare, ma chi è? Edoardo, chi è? Chi sei? Da dove vieni? Edoardo Cameriera. Vabbè, non te faccio entrare. Brutto sei. Ok. Io direi di mandare tutti a casa, niente, insistente, mamma mia. Allora, vai,
Mandate tutti a casa. Vai via. Via. Angelina se n'è andata? E quella fa da sé, quella è precisa. È precisa, è svizzera Angelina. Angelina. Oh, vai Bruno, vai. Non ti turbare, vai. Vai pure tu. Qua spingiamo tutto. E poi una cosa che ho sempre sognato fare. Ripulisci. Ripulisci perché fa sempre schifo sto coso. Vai. Butta tutto. Non ti fa vedere. Oh, vedi che carina, c'è pure la lavastoviglie, va. Oh, vai. Oh, voi mangiate voi. Va bene. E niente, lei continua ad andare pulì. Anche alle 9 di sera, come gli va, non si sa. E niente. Io direi che per oggi è tutto. Intanto le facciamo pulire tutto quanto, tutta casa, finché non va a letto. Contenta lei. E noi ci vediamo la prossima volta. Un bacio a tutti. Ciao ciao.